Nel canto 26 Dante incontra Guido Guinizelli, il padre dello stilnuovo. Condannato tra i lussuriosi del purgatorio, Dante riconosce a Guinizelli la paternità di un nuovo modo di far poesia, differente dai poeti toscani come Guittone d'Arezzo e differente rispetto ai poeti siciliani e anche ai trovatori. Guido Guinizelli, il padre, dice Dante, il padre mio e degli altri miei migliori, che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre. Continua, verso 112, Purgatorio 26. Li dolci detti vostri, che, quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro inchiostri. Dolcezza di suono e modernità, per l'uso del volgare, sono le caratteristiche, per Dante, della poesia di Guido Guinizelli. Ma non basta. Al cor gentile rempaira sempre amore. Guido Guinizelli, notaio bolognese, nel 1270 insegnava all'Università di Bologna. È considerato da Dante l'iniziatore del nuovo modo di poetare, il dolce stil novo. E a lui si deve la formulazione del concetto secondo cui, a lui Guinizelli, tra il cor gentile e amore esiste un rapporto strettissimo e indissolubile. Al cor gentile rempaira sempre amore. Il mondo delle corti con Guinizelli è scomparso ed emerge l'individualità nel contesto della vita comunale. L'amore, di cui il poeta sottilizza e fantastica, attingendo al sapere scientifico, classico, astronomico, teologico, al cor gentile le rempaira sempre amore, come l'ausello in selva alla verdura. Né fa amore anti che gentil core, né gentil core anti che amor natura. Bellissimo il suono di questi versi, la dolcezza, la leggiadria dei versi di Guinizelli. In sostanza, amore e cuore gentile sono un'unica cosa. L'amore, amore, rempaira, si ripara sempre nel cuore gentile, come fa l'augello, come fa l'uccello che vive nel bosco e si ripara nella vegetazione, alla verdura. Né natura fa amor anti che gentil core, né la natura fa sì che ci sia amore prima del cuore gentile, e neanche il cuore è gentile prima che senta amore. Continua. Come Dio creatore splendendo negli angeli muove i cieli, così la donna, splendendo negli occhi dell'uomo gentile, opera in lui il vero e spirituale talento di obbedirle e dirigersi verso la perfezione. E se Dio dirà che a lui solo conviene la lode a Maria Vergine, che è regina del cielo, il poeta risponde: aveva quella donna sembianza di un angelo del tuo regno. Non ci fu colpa l'averla amata. Ed ecco quindi che compare l'immagine della donna angelo, scala per raggiungere Dio. Null'uomo può mal pensare finché la vede, finché vede la donna angelo, scala per salire verso Dio.
ma anche la visione della donna angelo provoca smarrimento doloroso alla vista della sua bellezza. Dunque, nella dotta Bologna si insegnava teologia, filosofia, giurisprudenza, scienze naturali, studi classici. Il contenuto prettamente cavalleresco e cortese della poesia siculo-toscana e dei provenzali poteva apparire frivolo e superficiale per gente che leggeva Ovidio, studiava diritto canonico, studiava astronomia e scienze naturali. E quindi, 1270, Guinizelli a Bologna insegna con grandissimo entusiasmo per la scienza, e la scienza infonde nei versi per parlare d'amore. L'amore non più stilizzato da maniera cortese, ma rappresentato attraverso raffinate similitudini e indagini in cui il sentimento viene associato a descrizioni scientifiche, astronomiche e teologiche. Non c'è più il mondo cortese, ma c'è il mondo della sapienza, dell'intelletto, in cui si sottilizza e si fantastica sullo stato dell'innamorato, adoperando categorie intellettuali che appartengono ad altre discipline. E quindi è amore che detta al cuore ciò che il poeta deve scrivere, è amore in senso ampio, è la sapienza. Ed ecco che quindi ciò che è presente nelle poesie di Guido Guidinizelli è molto simile a ciò che sarà presente nell'opera Il Convito di Dante, in cui l'amore è sapienza, filosofia e teologia. Amore, sapienza, filosofia e teologia. La donna quindi è un angelo, una scala per salire verso Dio e verso la verità. Per quanto, anche in Guinizelli, l'uomo smarrisce doloroso alla vista della sua bellezza. Quindi la vista della donna per gli occhi passa come fa lo trono, il tuono, che fer per la finestra della torre, che quindi attraversa, colpendo la finestra, frantumando la finestra, e ciò che dentro trova il tuono spezza e colpisce e distrugge. Lo stesso effetto, quindi, è la visione della bellezza della donna. Rimango come stato d'ottone, ove vita mio spirito non ricorre. Rimango come impietrito, come una statua di ottone dove non c'è più vita. Dicelo ancora agli occhi, questi sono tutti i versi presi dalla poesia di Guinizelli. Per voi moro, mi dice lo cuore agli occhi. A causa vostra io muoio il cuore. E gli occhi dicono al cuore, tu ci hai distrutto. Quindi la sofferenza e il dolore alla vista dell'amata, nei versi di Guinizelli. Apparve luce che rende splendore che, passato per gli occhi, il cor frio, cioè che ferisce il cuore, la luce che ferisce il cuore, smarrimento doloroso alla vista della sua bellezza. Per concludere, con Guido Guinizelli siamo già in altra atmosfera poetica, dove la sapienza emerge, anche un virtuosismo tecnico tendente verso una maggiore eleganza, dolcezza di suono, appunto dolce stile. È nuovo perché è assolutamente nuovo il modo di poetare di questa generazione di poeti, il più anziano appunto Guido Guinizelli. Al cor gentile repaira sempre amore. Come dire che amore, cuore e gentile sono un'unica cosa. Amore è come dire avvicinarsi alla luce di Dio.